Piccolo parco dei divertimenti. Ciao a tutti! Andate da qualche parte? Ah sì, andate al parco dei divertimenti! Che bello! Dovrete aspettare il prossimo autobus. Eccolo! Sta arrivando! Nessun problema, non preoccupatevi, ne arriverà un altro. Arriva! Credo che fosse l'ultimo autobus. Che peccato! Niente parco dei divertimenti oggi. Comunque, potete fare qualcosa di altrettanto divertente. Cosa hai in mente, Nina? Molto bene! Ora che c'è Pocoyo? Sembra che Pato non si senta molto bene. Ora è il turno di Ellie. Fantastico! Hai creato un percorso a ostacoli su cui giocare. Tranquillo, Pato. Puoi farcela. Pato vuole mostrarvi un'idea per una nuova attrazione. Roberto, potresti aiutare Pato? Fate attenzione!
State volando troppo in alto. Ragazzi, con la vostra immaginazione avete creato un grande parco dei divertimenti in casa. Ciao a tutti! Paura! Non c'è nulla di meglio di una bella giornata di relax. Correte! Correte! Qualcuno di voi può dire a Ellie e a Pato che cosa devono fare? Seguitelo! Andate con Pocoyo! Correte di qua! Un'altalena! Che bello! Wow! E seggiolini per dondolarsi! È una giostrina! Oh, qui sì che ci divertiamo! Scivolo gigante, caspita! Oh.
Sei molto gentile, Pocoyo, a lasciar passare Ronfottino prima di te. Va bene, Ronfottino, sì? Sì, ti vediamo. Stiamo guardando. Coraggio, vai! A chi tocca? Qualcuno di voi ci può dire a chi tocca adesso andare sullo scivolo? A Pocoyo! Tocca a Pocoyo! Giusto, tocca proprio a Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo! Dove stai andando? Sei proprio sicuro che ti stai divertendo, Pocoyo? Sei sicuro che non vuoi provare lo scivolo? No. Neanche un pochino? No. Hai paura di quello scivolo, Pocoyo? No. Così si fa! Oh no! Pocoyo! Che dici, Ellie? Stai dicendo che hai un po' paura di andare sullo scivolo? Se solo ci fosse qualcuno che potesse andare sullo scivolo con lei. Ma chi? Qualcuno di voi pensa che Pocoyo possa aiutare Ellie a prendere coraggio scivolando insieme a lei? Sì, può farlo! Può aiutare Ellie! Sì, la può aiutare! Attenti! Bravissimo, Pocoyo! Ce l'hai fatta! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! L'idolo di Ronfottino. Ciao Ronfottino! E ciao Pocoyo! Ciao!
Ehi, che palleggi! Facciamo un applauso. Come dici, Ronfottino? Pensi che siano in assoluto i migliori palleggi che tu abbia mai visto in tutta la tua vita? Caspita, è un complimento bellissimo! Stai dicendo che è la costruzione più incredibile che sia mai stata fatta. Beh, certo, è un muro ben costruito, ma... meglio delle piramidi in Egitto. Beh, se è quello che pensi tu, Ronfottino. Che cosa fa? Ah, Ronfottino pensa che il tuo disegno sia qualcosa di molto speciale, Pocoyo. Beh, sì, certo che è arte. Ma addirittura meglio della Gioconda. D'accordo. Cos'è quello? Un tappeto rosso. Caspita! Beh, penso che sia proprio ciò che si addice all'idolo di Ronfottino. Sì! Ciao, Pato! Ronfottino dice che hai giocato abbastanza, Pato, quindi adesso tocca a lui. Buongiorno, Ellie. Qui ci si diverte alla grande. Ronfottino dice che spingere Pocoyo è compito suo, Ellie. Pocoyo dice che ha tanto sonno, Ronfottino. E che vi vedrete dopo. Ciao, Ronfottino! Qualcuno di voi può dire a Ronfottino cosa o chi infastidisce Pocoyo? Ronfottino! Hai detto tu a Ronfottino di andarsene via? Davvero vorresti che tornasse indietro? Dovrai guardare attraverso il telescopio. Triste! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa ha fatto perché Ronfottino sia così triste? Lo fa andare via! Ha detto vai via! Esatto! Dopotutto lui voleva solo essere tuo amico, Pocoyo. Via!
via via Ronfottino. Pocoyo non l'ha fatto apposta. Aveva solo bisogno di starsene da solo per un po'. Che cos'è? Ma è un invito! C'è qualcuno che vuole invitarti a una festa, Ronfottino? Scusa! Bravo! Bisogna saper chiedere scusa, Pocoyo. Che dici? Che è stata la scusa più bella che ti abbiano mai chiesto? Evviva Pocoyo! Evviva Ronfottino! Ciao ciao, alla prossima! Monopattino. Ciao Pocoyo. Ciao. Ciao Pato. Ehi, questo cos'è? Monopattino. Monopattino. E di chi sarà questo bel monopattino rosa? Di Ellie. E poi cosa ci farà qui? Forse lei se l'ha dimenticato, che ne dici? Pensi che bisognerebbe riportarglielo? Sì! Riportiamolo, Ellie! Riportiamoglielo! Oh oh! Pato, sei un vero mago del monopattino, lo sai? Ecco a voi Pato, che vi lascerà senza fiato con un numero speciale sul monopattino!
fantastico! Questo significa saper fare acrobazie sul monopattino, Pato! Wow! Bello il tuo bruco monopattino, Ronfottino! Pato pensa che dovresti star lì a scattare foto, Ronfottino, almeno finché non sarai un po' cresciuto. Oh cielo, qui non si scherza affatto! Ehi! Guardatelo! Oh no, Ellie si arrabbierà moltissimo quando lo troverà rotto! Ma Pato, il monopattino è di Ellie! Pato si sta divertendo troppo e non se lo ricorda! Oh, santo cielo, no! Pato, no! Era il monopattino di Ellie! Ricordi, Pato? Ellie! Ellie! Oh, e adesso cosa facciamo? Pensi davvero che a Ellie piaccia la tua scultura tanto quanto il suo monopattino? Qualcuno può dire a Pocoyo che arriva? Ellie, arriva Ellie! Pato, ma quello sei tu? Ciao, Ellie! No, non salire sul monopattino! Aspetta, aspetta! Oh, Ellie! Troppo tardi! Vedi, Ellie, il tuo monopattino è rotto. Non lo riparate, non occorre. Hanno fatto del loro meglio. Sul serio, non dovresti... Li abbracci. Quindi non sei arrabbiata perché ti hanno rotto il monopattino? Ma che sta succedendo? Ah, ecco! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo con cosa Ellie sta giocando? Giusto, ed è davvero un monopattino molto bello. Meno male. Ci siamo preoccupati tanto senza motivo. Evviva Pocoyo! Bisogna sempre dire la verità. Ciao ciao, alla prossima. Gioco. Ciao Pocoyo! Ciao! Fammi indovinare, stai per giocare a palla. Pato, gioca! No! Dai, Pato, è divertente!
Pare proprio che Pato non abbia affatto voglia di giocare a palla. Beh, allora cosa vuoi fare, Pato? Oh, certo, l'altalena! Beh, intanto potresti giocare a palla con Pocoyo e dopo aver giocato andare sull'altalena. Oh, vuoi giocare solo sull'altalena? Oh, ciao, Ellie! Giochi? Sembra che Pocoyo abbia finalmente trovato qualcuno con cui giocare a palla. Beh, adesso non fare quella faccia lì, Pato. Non puoi più giocare con loro. È inutile. Non va, eh? Hai deciso di sederti e tenere il muso. Non è molto divertente fare l'altalena da soli, eh? Potete dire a Pato quante persone ci vogliono per divertirsi sull'altalena? Due! Ci vogliono due persone! Già, proprio così. Il problema dell'altalena è che ci vuole un amico con cui giocare e divertirsi davvero. Come dici, Pato? Dici che un compagno tu ce l'hai. Il compagno ideale! Ma quella lì è una macchina! Certo! Con quel bottone la metti in funzione! Mamma mia, Pato! Quella macchina ha creato un altro Pato uguale a te! Ah, adesso sì che ti puoi divertire davvero con il tuo compagno ideale, Pato! Un papero esattamente uguale a te! Oh no! Adesso vogliono giocare tutti e due con lo stesso giocattolo! Ancora un altro Pato! E voi due a cosa giocherete? Ecco! Ora funziona! Hai ragione! Questi Pato, dopo tutto, non sono proprio dei gran compagni di giochi! Proviamo con un altro, forse viene meglio! Ahà! Annaffiare i fiori, l'occupazione preferita! Ehi! Questo Pato adora annaffiare i fiori tanto quanto te! Era una barzelletta! Che ridere! Oh, temo che quel Pato l'abbia già sentita, la tua barzelletta, Pato! E adesso pure questo Pato che vuol guardare l'altro tuo programma preferito! Ancora un altro Pato? Oh no! La copia di Pato ha fatto la copia di se stesso! Pato, sei sicuro che quella macchina ti aiuti a ottenere ciò che desideri realmente? Secondo te, tutti gli altri Pato sono molto egoisti? Dici che vogliono giocare solo a modo loro? Oh no! Oh! Forse questa macchina non è proprio la soluzione migliore, sai? Pocoyo, Ellie, Pato ha un piccolo problema. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove guardare per capire il problema? Dietro di voi! Sono dietro di voi! Pato è dappertutto! La situazione è sfuggita al controllo! E ora che facciamo? Pensa! Hai un'idea? Veloci! Vi prego, fate presto! Svelti, sì! Fermate la macchina! Presto! Oh no!
Secondo voi Pocoyo dovrebbe premere quel bottone per spegnere la macchina? Sì, schiaccia il bottone! Fai presto! Wow, che sollievo! Giochiamo! Fantastico! Evviva gli amici! Evviva le caratteristiche che ci distinguono dagli altri! Ma che succede? Oh, non ci credo! Ciao ciao, alla prossima! Guardate, ecco Pato e Pocoyo. Ciao Pocoyo! Ciao Pato! Ciao! Con cosa giocano? Qualcuno di voi lo sa? Una palla! È una palla! Sì, una palla! Ed è anche molto bella! Così rossa ed elastica! È nuova? Direi che anche a Ronfottino piace la palla. Ciao, Ronfottino! Ah, non c'è niente di più bello di una palla nuova nuova, vero? Pocoyo, Pato, credo che Ronfottino voglia giocare con voi. Oh,
Povero Ronfottino! Pocoyo e Pato pensano che sia troppo piccolo per giocare con la loro palla. Ronfotto! Ohimè! Cosa intendi fare ora, Pocoyo? Dove si sarà cacciato? Qualcuno sa dire a Pato e Pocoyo dov'è Ronfottino? È sull'albero! Oh no, è volato via! Ora come farete a riavere la vostra palla? Bella trovata, Pocoyo! Il Vamoose! Piangere, Ronfottino! Potete aiutare Pocoyo e Pato? Cosa dovrebbero fare per ridare la felicità a Ronfottino? Farlo giocare! Visto? Esistono cose più belle che avere una palla nuova. Ad esempio, far felice un amico. Bene, direi che tutti e tre si stanno divertendo un mondo. Evviva Pocoyo! Ciao, alla prossima!
Avete sentito? Che cos'è? Cosa potrà mai essere? Qualcuno può aiutarmi? Chi è che canta? È Pato! Pato, sei proprio tu! Non credevo che sapessi cantare così. Ecco fatto! Pato adora lavarsi più di ogni altra cosa al mondo. Quante docce hai già fatto oggi, Pato? 3? Oh, scusa, 4, naturalmente. Ora però farai meglio ad andare, Pocoyo e Ellie ti aspettano. Eh sì, Pato è proprio contento quando sente di essere pulito. Pato, Pato, attenzione! Ci è mancato poco. Direi che Ellie e Pocoyo stanno pranzando. Chissà cosa mangiano. Non vuoi un panino, Pato? Oh, ci sono! Non vuoi sporcarti, eh? Pato, perché non vieni fuori ora? Scommetto che Pocoyo e Ellie hanno finito di mangiare. Adesso saranno impegnati con qualche altro gioco. Ma dove sono? Eccoli che colorano con le mani, sporchi e contenti. Oh, poveri noi. Sì. Tranquilli voi due. È solo che Pato non vuole nemmeno colorare con le mani. Sapete, si è appena fatto la doccia. Che c'è, Ellie? 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 Pocoyo! Sai, Pato, non devi avere così tanta paura di sporcarti. Sì, lo so che sei pulito, ma Pocoyo e Ellie hanno finito di colorare. Che gioco staranno facendo ora? Certo, qualcosa che sporca meno. Accidenti! Incredibile, Pato! Non hai una goccia di fango addosso! Un secondo. Pato si è tanto impegnato per rimanere pulito, ma qualcuno sa dirgli cos'è successo? Sì, Pato. Purtroppo hai una macchia di fango addosso. Guarda. Pato. Pato. Pato! È quello che cercavo di dirti prima. Sporcarsi non è così grave. No, no, sul serio. Guardala così. Ti piace lavarti, vero? Beh,
lavarsi non sarebbe così divertente se prima non ti sporcassi un po', non credi? Oh, guarda che carini! I tuoi amici ti hanno portato una vasca! Pato deve avere capito che fare il bagno è un po' più divertente se si è un po' sporchi, ma che è ancora più divertente se si è tanto sporchi. Evviva chi si sporca! E anche chi si lava! Evviva, evviva Pato! Evviva Pocoyo! Vi aspetto dopo nella vasca da bagno! Ciao ciao! Scarpette col trucco. Buongiorno Pocoyo! Ciao! Buongiorno Ellie! E buongiorno Pato! Oh sì, certo, farete una gara! Bella sfida! Ops! Ok, tutti pronti? Conterò fino al 3 e poi diremo insieme via! D'accordo? Pronti? 1, 2, 3 Via! E vince! Pocoyo! Pato è pronto ad andare alla pedana del salto in lungo. Bel salto, Pocoyo! Un salto davvero atleta, Pato! E adesso vediamo chi sarà il vincitore! Vediamo, vediamo! È andata male, Pato! Vince Ellie! Oh no! Il nostro Pato non sopporta assolutamente di perdere! E queste cosa sono? Hanno tutta l'aria di essere delle graziose scarpette da corsa! Perché non provi a indossarle, Pato? Belle! Oh cielo! Oh no, Pato! Ma guarda, quelle scarpette si muovono da sole! Adesso sì che potrai battere qualunque avversario, Pato! Wow! Pato non vede l'ora di sapere se avete voglia di fare una gara di corsa con lui. Perfetto ragazzi, di nuovo tutti in pista. Pronti? Partenza! Via! Vince Pato! Certo Pato, lo sappiamo, sei stato il migliore! Sì, certo. Direi che possiamo già dichiarare il vincitore. È Pato! Evviva!
Ora però sono certo che non vorranno più gareggiare con te, Pato. Ellie ha notato che hai delle scarpette speciali. E adesso non riesci più a toglierti dai piedi quelle scarpette. Si fermano più! Ma che fate? Bravissimi, Ronfottino e Bruco! Le avete tolte! Penso che oggi tu abbia imparato una lezione importante, Pato. Quando si fa una gara, bisogna essere leali. Giochiamo! Ottima idea, Pocoyo! Cosa ne dite? Pato dovrebbe tenere le sue scarpette? No! Buttale via! Bravissimo! Evviva Pato! Evviva il gioco leale! Ciao ciao, alla prossima! Viaggi nel tempo. Ciao Pocoyo! Ciao Nina! Ciao! State facendo un picnic? E sento un buon profumino! Oh, cupcake, Ellie! Avrei avuto molto da fare! Hanno un aspetto fantastico! Ben fatto! Oh no, Ellie! Quanta fatica per nulla! Oggi niente cupcake! Che peccato! Una macchina che ti riporta indietro nel tempo. Ma sì, certo! Così potete tornare al momento giusto e salvare i cupcake. Geniale! E come funziona? Incredibile! Siamo tornati un minuto indietro nel tempo! Ragazzi, non vi state dimenticando qualcosa? No, Pocoyo! La buccia di banana! Dobbiamo impedire che Ellie ci scivoli sopra! Fa presto! Arriva! È pronto! Li avete mangiati tutti! Ah, ho capito! Volete fare un altro viaggio indietro nel tempo per mangiarne ancora? Ma dove siamo finiti? Ah, ci troviamo nel vecchio West!
Però non mi sembra che Ellie stia cucinando cupcake. Direi proprio che ci troviamo nella preistoria. Ah, la buccia di banana! Certo! Bene, finalmente siamo tornati nel presente. È giusto in tempo per i cupcake. Ma che sfortuna, ragazzi! Siete arrivati troppo tardi. No, no, un momento! Ecco Ellie, con tanti altri cupcake solo per voi! Ciao, amici!